questi progetti, compreso il sistema di inventariazione con RFID, hanno l'obiettivo di poter essere estesi, o ci auguriamo che vengano estesi in Ateneo ma anche per altre amministrazioni, perché questo è il nostro compito, è uno dei nostri compiti, è fare ricerca, fare didattica e anche portare innovazione nelle aziende, ma anche negli enti pubblici, anche in tutte quelle strutture in cui c'è bisogno e si può sfruttare quello che sappiamo fare e che abbiamo fatto. Ecco, quindi mi fa piacere perché diciamo, abbiamo proprio una sperimentazione, abbiamo una dimostrazione reale di come funzionano le cose. Quindi io passo la parola al professor Andreadis, che è stato veramente la persona che ha portato avanti ha coordinato diciamo, questa attività, perché il lavoro è stato fatto diciamo, da lui, dall'ingegnere Pasquale Fedele che è qui, con la collaborazione di Deborah Mazzeschi della nostra segreteria che si occupa della parte inventariale. Quindi è stato fatto veramente un lavoro di equipe di cui sono molto contenta, insomma. Quindi vediamo con una nota positiva in tutto quello che stiamo facendo. Allora grazie e quindi Alessandro ti lascio la parola. Allora io cercherò diciamo di illustrare le principali caratteristiche di questo sistema. Innanzitutto gli obiettivi, ne ha già parlato insomma Santina, sono quelli di semplificare le attività inventariali, in particolare sia la gestione che la ricognizione, che per noi fino ad oggi hanno impiegato tantissimo tempo e personale, perché la ricognizione, insomma il vecchio sistema qua di ricognizione basato appunto semplicemente sulla lettura visiva da parte dell'operatore. Ognuno di noi insomma doveva andare a guardarsi le etichette scritte a mano e riportarle in qualche modo o su un foglio o su un foglio Excel, diciamo, su un foglio scritto, quindi compararle con quello che uno si aspettava di trovare. Ci creava molti, diciamo, impiegava notevoli molto tempo e risorse umane. Quindi uno degli obiettivi ovviamente è quello di semplificare queste operazioni, di ridurre quindi le risorse impiegate per fare queste cose, di ridurre i tempi in maniera drastica e anche di aggiungere un'altra cosa, di conoscere in maniera puntuale e pressoché immediata diciamo, la posizione dei beni, quindi tracciare anche dove si trovano i beni e quindi eventuali loro spostamenti da una stanza, da un locale all'altro. Diciamo che dal punto di vista tecnico i primi sviluppi si sono avuti appunto attraverso tre tesi di laurea che abbiamo seguito appunto io insieme a Pasquale Fedele. Ci abbiamo anche già una tesista, vedo qui, che è Maria Teresa Benedetto, poi gli altri due sono Luca Giannozzi e Filippo Salvini, e sono tesi di laurea triennale in ingegneria delle telecomunicazioni e loro già hanno dimostrato la fattibilità del sistema, quindi hanno fatto un ottimo lavoro. Poi da qui, questo già diversi anni fa, poi da qui si sono sviluppate diciamo, alcune fasi, e, diciamo, dopo lo studio di fattibilità, la raccolta analisi dei requisiti ha visto coinvolti principali, anche gli operatori ovviamente, è ovvio, nel settore, quindi sì, i tecnici si occupavano della parte inventariale e ci siamo fatti dare suggerimenti su quello che mancava, questo durante tutto il corso della progettazione ovviamente, non solo in fase di analisi dei requisiti. Dopodiché ovviamente le fasi di progettazione, implementazione, validazione, controllo, collaudo e test di funzionamento del sistema. E, diciamo che il sistema, per farla breve, utilizza una piattaforma informativa, quindi un sistema informatico e la tecnologia RFID, quindi dobbiamo ora un attimo entrare nel dettaglio di questa tecnologia, giusto fare una panoramica, ecco, che cosa serve, cosa fa questa tecnologia, che consente l'identificazione a distanza di oggetti tramite dei dispositivi particolari. Vediamo nella scheda successiva. Dunque la tecnologia RFID, appunto identificazione a radiofrequenza, indica una tecnologia che permette di identificare a distanza attraverso la propagazione di onde elettromagnetiche degli oggetti, animali o persone che siano statici o in movimento, sulle quali ovviamente sono apposti degli appositi tag chiamati. Quindi i componenti principali sono il tag e il read. Questa tecnologia è nata già, è vecchia tra virgolette, ma non vecchia nel senso, diciamo, è vecchia come prima ideazione, quindi già negli anni 40, negli anni della guerra insomma,
ma poi si è sviluppata soprattutto dopo gli anni 90 per ambiti civili. Chiaramente questo è dovuto a tanti fattori, tra cui anche i progressi nell'elettronica e quindi la miniaturizzazione, il fatto che i componenti si costano molto meno oggi rispetto a molti anni fa. E oggi è utilizzata molto per tutti gli ambiti civili, quindi anche civili, non solo militari, ma per esempio tutto quello che vediamo anche nei negozi quando usciamo, i sistemi antitaccheggio, controllo degli accessi, il telepass autostradale, e si basa tutto, oppure lo ski pass, no, che andiamo a sciare. E i componenti principali sono appunto i tag e i reader. I tag o etichette sono appunto questi oggetti che vediamo comunque nella diapositiva. Questo è un esempio, ecco, sono degli esempi, ora qui si vede soltanto bianco, ma nella diapositiva vediamo meglio che è praticamente composto da un'antenna di ricetrasmissione di un segnale elettromagnetico. Poi c'è un microchip all'interno. Questo microchip contiene un identificativo unico universale, quindi ogni tag ha il suo numero seriale, diciamo, unico. E eventualmente può contenere anche una memoria dove possono essere memorizzati alcuni kilobyte di dati. E questo microchip serve per la gestione della comunicazione e dell'identificazione del tag stesso, quindi la rilevazione del tag. E poi c'è un substrato che serve per il supporto e la protezione del tag stesso. Poi abbiamo il reader, il secondo componente, che è un dispositivo di lettura. E questo qui potrebbe essere un reader abbastanza voluminoso, però insomma è un dispositivo palmare, insomma portatile in qualche modo, il cui reader è fatto da un modulo di elaborazione dati e poi un'antenna che serve proprio per la trasmissione e ricezione. Comunque soprattutto serve per generare un campo elettromagnetico che va a stimolare, a interrogare il tag. Quindi il principio di funzionamento è illustrato in modo schematico in questa figura, dove abbiamo appunto il reader FID con la sua antenna normalmente integrata, come in questo caso, e poi abbiamo qui il tag. Quello che succede è che quando un tag viene stimolato, cioè colpito dalle onde elettromagnetiche generate dal lettore, e sfrutta l'energia che è contenuta in queste onde elettromagnetiche per poter trasferire quello che lui contiene nel suo microchip, quindi le sue informazioni, il suo numero o i dati, i byte che contiene, li trasmette verso il reader stesso. Quindi il reader stimola e il tag fornisce le informazioni. Ora, senza entrare nel dettaglio ovviamente di questa tecnologia, possiamo solo dire che ci sono tanti tipi di tag che possono essere classificati in base a vari parametri. Uno è l'alimentazione, cioè se il tag per esempio è autoalimentato, ovvero il tag può essere attivo, passivo o semipassivo. Diciamo che un tag attivo è un tag che contiene una sua fonte di alimentazione, di energia, e quindi ha una batteria a bordo. Ovviamente se un tag costano di più, inoltre la batteria, quindi questi sono tag che mandano sempre da soli delle segnali elettromagnetici, quindi si fanno rilevare in qualche modo. Hanno distanze più lunghe di rilevazione, però la batteria, diciamo, ha chiaramente una sua durata limitata nel tempo. Quelli passivi, che sono quelli che usiamo noi in questo sistema, non hanno una batteria a bordo, costano meno, anche per questo motivo, e hanno una distanza di lettura minore rispetto a quelli attivi. Quelli attivi possiamo arrivare anche a molte decine di metri, mentre quelli passivi possiamo arrivare fino a qualche metro, fino a 10 metri, 5 metri, ecco. Quindi sono molto... Questo perché? Semplicemente perché sfruttano l'energia del lettore e quindi non hanno una loro fonte di alimentazione, una fonte di alimentazione propria. E poi quelli semipassivi sono, diciamo, un misto, tra virgolette, perché contengono una batteria a bordo ma non trasmettono continuamente, trasmettono solo se hanno lo stimolo dal lettore. E poi si possono classificare in base al tipo di memoria. Ci possono essere tag che sono soltanto a lettura, quindi vengono, diciamo, hanno un identificativo univoco e non possono essere scritti, non hanno una memoria scrivibile dentro, mentre ci sono anche dei tag che sono lettura e scrittura. Possiamo scriverci e modificare le cose dentro, quindi possiamo scrivere dentro le caratteristiche di un bene e un giorno attaccarlo da un'altra parte e scriverci le caratteristiche dell'altro bene a cui lo attacchiamo.
e poi il tipo di frequenza d'uso, insomma, più bassa o più alta frequenza. Noi usiamo dei tag passivi e dei tag che vanno in frequenza UHF, quindi intorno agli 800-900 MHz. La struttura del sistema a questo punto, per venire proprio al nocciolo della questione, noi abbiamo creato un sistema che ha innanzitutto un'architettura di tipo client server, che è un'architettura tipica che si trova in quasi tutti i sistemi esistenti. Ovvero abbiamo una parte server, noi abbiamo chiamato applicazione server, che contiene il sistema vero e proprio di gestione dei beni inventariali. Questa parte server è realizzata con una piattaforma che in gergo tecnico si chiama piattaforma LAMP, cioè le iniziali di Linux come sistema operativo, Apache come web server, MySQL come sistema relazionale, database relazionale, quindi la base di dati, e PHP come linguaggio di scripting per creare le pagine web dinamiche. Perché pagine web? Perché il sistema, l'applicazione server, interagisce tramite interfaccia web, quindi interfaccia semplice per chi approccia, diciamo, al sistema di gestione, interagisce appunto tramite pagine web. Poi abbiamo quindi l'applicazione server connessa in rete e poi abbiamo la parte client del sistema. La parte client del sistema è quindi proprio il reader, il lettore RFID, che ha, in cui abbiamo progettato un'interfaccia ad hoc sulla base delle esigenze degli operatori, insomma, no? Di coloro che, per esempio, di Deborah, che si occupa della parte come operatore del sistema inventariale. Qui vediamo praticamente i tag apposti, attaccati sui vari beni del dipartimento in questo caso. Il reader si avvicina al tag, ne legge senza bisogno di avere una visibilità, senza essere a vista. L'importante è che sia appunto in propagazione, diciamo, in range di propagazione radio, al tag, quindi qualche metro, e rileva automaticamente il tag apposto sul bene. In base a questo identifica che tipo di bene ha rilevato o che tipo di beni ha rilevato, e a questo punto lo va a controllare con quello che si trova sull'applicazione server. Quindi è chiaro che in fase preliminare nell'applicazione server devono essere immessi prima tutti i beni mobili, quindi mano a mano che mi arriva, che io compro un nuovo bene, un microfono, il mio operatore dovrà andare a mettere la descrizione del microfono, quindi microfono nero pagato 10 euro dal fornitore X, fattura numero Y, lo dovrà andare a mettere nel sistema di gestione. Una volta che poi ci applichiamo il tag sopra, lo attacchiamo, noi abbiamo inventariato quel bene. Quindi a questo punto, attraverso un confronto, il reader riesce a capire se ci sono beni in quella stanza, ad esempio, che non sono stati rilevati, oppure se sono stati rilevati dei beni in più. Insomma, va a fare un matching. E questo attraverso lo può fare o in tempo reale, attraverso la copertura, una copertura di rete, o se non c'è copertura di rete, bisognerà aspettare di sincronizzare i dati al momento in cui ritorna la copertura, al momento in cui l'operatore si sposta con il lettore in una zona aperta della rete. Quindi, in linea di massima, diciamo, ho cercato di illustrare così, in maniera, spero, semplice il sistema, senza entrare in dettagli troppo tecnici. Poi se volete avere anche questi, siamo a disposizione, Pasquale ed io. Dico i vantaggi che secondo noi si possono ottenere da questo sistema. Ora, uno potrebbe dire: perché usare il sistema RFID o invece che il codice a barre, ad esempio, no? Che è usato nei supermercati. Innanzitutto un grande vantaggio è il fatto che il tag è facilmente leggibile anche senza avere visibilità, cioè il tag può essere messo anche dentro una confezione, può essere messo anche su un lampadario. Pensate, quando vado a fare una ricognizione e devo andare a vedere il lampadario inventariato, bisogna salire su una scala, perdo un sacco di tempo. Con un lettore magari più avvicino riesco a leggerlo ugualmente con un tag. La lettura dei tag è contemporanea e automatica, si possono leggere anche 100 tag in pochi secondi, quindi è molto più veloce rispetto alla rilevazione con il codice a barre. La lettura avviene anche in presenza di polvere o vernice, diciamo che sono meno intaccabili
da agenti esterni e quindi sono meno soggetti a usura rispetto a un codice a barre che se vado a strofinarlo un po' ci va la polvere e non riesco a leggere. Quindi una buona velocità di lettura, buone distanze anche di alcuni metri e quindi questo, tutto questo sistema mi consente di ottenere minori un minor numero di errori e discrepanze tra quello che c'è nel sistema inventariale e quello che io ho rilevato a mano rispetto a una gestione manuale. Ho la possibilità, una volta che ho inserito tutti i beni in un sistema, in una base di dati, di avere un'immediata conoscenza del patrimonio dei beni. Quindi con un'estrazione, semplicemente con un'operazione, posso vedere l'immediato patrimonio, conoscenza del patrimonio dei beni. La ricognizione inventariale, uno dei principali obiettivi che ci eravamo posti, diventa molto più veloce sia in per tempo e molto meno oneroso dal punto di vista delle persone coinvolte. Posso anche fare un controllo, diciamo automatico, dello spostamento dei beni, cioè tracciare i beni. Questa è una funzionalità che si può aggiungere perché potrei pensare di mettere in quella porta un cosiddetto varco, praticamente un'antenna sempre RFID, un lettore. Quando io esco da quella porta con un bene che è taggato, che ha l'etichetta inventariale, automaticamente la porta lo rileva, come il sistema antitaccheggio dei supermercati, diciamo. E a quel punto il sistema può essere comunicato immediatamente al sistema che quel bene si è spostato dalla stanza 104, come si chiama, 103, alla stanza poi Andrealis, che è la 109, che quindi Andrealis si è preso un bene da quella stanza e se l'è portato nella sua. Un ultimo vantaggio è il costo. Il costo, per esempio, di quel lettore lì, che era già sul mercato, diciamo, ovviamente andava sviluppata tutta l'interfaccia grafica, però il costo di quel lettore, quindi tutta la parte hardware, era 3.000 euro circa, insomma, 2005-2006 più IVA. Ovviamente è stato acquistato un paio di anni fa, i prezzi, come sapete, dell'elettronica vanno sempre un po' a scendere. E poi il costo del tag, quanto costa un'etichetta? Un'etichetta costa intorno ai 10 centesimi, 20 centesimi di euro, dipende da che tipo di etichetta prendiamo. Ci sono alcune eccezioni, perché ci sono alcuni problemi, per esempio se mettiamo un'etichetta, visto che ci si basa sulla propagazione delle onde radio, se la mettiamo su degli oggetti metallici ci possono essere problemi di rilevazione. Esistono delle etichette apposta per questi oggetti metallici che possono costare un euro, però diciamo è sempre una quantità limitata, diciamo, che abbiamo. Quindi alla fine, come costi, se moltiplichiamo il costo di un tag per la quantità di beni che ci sono, per esempio nel nostro dipartimento, intorno a 5.000, sono 500 euro insomma di costo di etichetta. Quindi io adesso vorrei lasciare, perché forse meglio di tutti può parlare una dimostrazione, appunto, vedere un po' la dimostrazione del sistema fatta appunto dall'ingegner Fedele, che ha seguito il sistema nel suo sviluppo tecnico fin dall'inizio, fin dalle tesi di laurea insieme a me e fino allo sviluppo vero e proprio, diciamo, software. Quindi lascio la parola a Pasquale, che collaborerà con Deborah Mazzeschi come operatrice, diciamo, del sistema. Quindi ti lascio, Deborah. Allora, vi illustreremo quelle che sono le funzionalità principali, sia lato web che lato mobile. Sottolineo giusto un aspetto legato all'innovatività del sistema. Di per sé, ovvio, come diceva il professor Andrealis, l'RFID non è una tecnologia nuova. La diffusione è già a buon punto nell'ambito della logistica, in ambito inventariale, ma principalmente legata a quella che è la tecnologia HF. L'UHF, per una questione prettamente burocratica, che è stato liberalizzato di recente, quindi qualche anno fa, non ha avuto una diffusione ancora significativa. Quindi, diciamo, il sistema di per sé è innovativo, in quanto proprio c'è stato uno sbarramento fino a pochi anni fa che ha impedito questa diffusione. E qual è poi in pratica il vantaggio principale, come è stato detto, rispetto anche all'HF? È che io, l'idea è che entro in una stanza e semplicemente ruotando col palmare all'interno della stessa ho una panoramica di tutti i beni che sono presenti, quelli che mancano, beni fuori posto e così via. Quindi pensate, già questa stanza con tutte queste sedie non devo andare bene per bene a fare una ricognizione, ma semplicemente in un colpo ho tutta la visione dei beni che ci sono. Quindi questo abbiamo stimato abbatte circa il 95% i tempi proprio di
nell'effettuare la ricognizione, e quando si è iniziato a lavorare praticamente non si, quello che ci era stato detto è che non si riusciva a rispettare le tempistiche dell'inventario proprio perché non c'era il tempo materiale per poter, quindi veniva fatto tipo una volta, si finiva la ricognizione dopo 4 anni. E quindi cioè, forse non era semplice, che poi quello, alcune cose non si trovavano, alcune cose si trovavano e non erano nostre, quindi era tutto, okay, tutto bene. Quindi alcune cose oggi c'erano e domani no, perché magari la poltroncina veniva portata via, quindi era esatto. Andiamo a vedere quindi lato web, andiamo alla finestra. Le principali funzionalità, magari Deborah poi... Allora, questa è la gestione dei beni e vengono inseriti i beni che devono essere caricati, però prima di tutto forse è meglio iniziare. Allora, questa è la gestione stanze. Ogni stanza in questo modo almeno ha anche un nome univoco, perché prima che ne so, il laboratorio veniva denominato in 50.000 modi, invece così ha un nome solo, è più semplice. Questa è la gestione dei consegnatari. In questo caso c'è il consigliatario che è il direttore e poi ci sono i subconsegnatari che poi vengono messi dopo e questo sono i fornitori. Poi viene caricato il bene, se si apre forse, non va più. Vuoi un bene particolare? Pure ne carico uno. Posso anche semplicemente perdere il forno. Allora, magari posso anche provare a metterli in un caso. Mi metto una sedia. Allora, qui viene messa la descrizione, qui l'edificio, mettiamo il laboratorio elettronico. Questo è la percentuale di ammortamento del bene, cioè quanto il bene decresce di valore durante gli anni, durante gli esercizi. Qui viene messo il costo di acquisto. Questo è l'aspetto, poi se ci sono accessori, ma in questo caso no, il consegnatario che è il direttore, che era già caricato lì, il subconsegnatario che è la persona che prende e consegna il bene, in questo caso lo possiamo mettere Pasquale, il fornitore che è la ditta che ci ha venduto il bene, in questo caso possiamo prendere il Tecno S.p.A., il numero della fattura, la data, sono il 12, anche non la presenza, la data della fattura, e poi il codice della contabilità generale, che mi ancora non ho caricato, e poi da qui si carica. C'è anche un'immaginetta. Sì, magari volendo anche l'immagine del bene. Però sono obbligato che solo la stanza e sono obbligato che sono due campi. Nella stanza? Sono obbligato che sono due campi. Ah, obbligatori. Obbligatori. Quali dettagli? Sì, il dettaglio del bene. Entra in dettaglio della serie, di un nuovo più elemento. Delle serie, quello che è. L'edificio è l'edificio stanza. L'edificio è il... palazzo, diciamo, in questo caso qualificato come edisma, mentre la stanza è proprio la stanza, in questo caso il laboratorio. Esatto. E poi ovviamente un inventario che viene dato in automatico. Quello lì viene in automatico perché è cronologico, perché è progressivo. La codifica ovviamente come succede, il numero di dipartimento è... È un numero progressivo, la progressivo viene dato. Sì, perché l'inventario è progressivo, insomma, si può, se va mettiamo in fondo, si può ovviamente caricare sia l'immagine sia se si tratta di beni bibliografici delle informazioni. Questo anche per esempio per i libri, magari uno può mettere proprio le immagini. Sì, sì, la copertina del libro, perché tante volte uno cerca un bene, sa almeno qual è, non sono molti beni simili, non capisce se è uno o l'altro, è un colore, insomma. Immagini, sì, perché dall'immagine poi apriamo dei beni. Ok, ovviamente su quella che è la parte web, meno male ricalca, sono cose abbastanza standard come funzionalità, quindi se ritorniamo sulla home, le macro funzionalità sono
la gestione dei beni, ciò che riguarda carico, scarico, movimentazione, la gestione delle stanze, consegna dare ai fornitori. Andiamo a vedere la parte mobile, che ha innanzitutto, come già detto, una sua struttura di base di dati autonoma che si va a sincronizzare con la parte server, quindi tutti gli aggiornamenti che vengono fatti sulla parte server arrivano sul client e viceversa. Adesso proviamo anche a farvi vedere sul display, ok. C'è abbastanza luce o devo accendere? Insomma, allora. Quindi la parte mobile, ovviamente abbiamo implementato delle funzionalità che sono quelle necessarie quando si fanno operazioni essenzialmente di ricognizione e movimentazione, e considerando che la parte descrittiva di carico del bene può essere fatta su mobile, però quasi sempre verrà fatta tramite postazione web, dove è più facile ovviamente editare i campi e farlo in modo veloce. La fase di carico quindi avrà una prima parte in cui i beni vengono inseriti tramite postazione PC e sull'interfaccia web, e poi l'assegnazione dei tag ai beni che avviene fisicamente nel luogo in cui si va a posizionare i beni, avendo anche avuto la possibilità, non l'abbiamo fatto vedere, comunque di stampare le etichette, quindi in modo che ci sia anche un feedback visivo per chi comunque va a ispezionare i beni, oltre che il feedback che si ha avendo a disposizione il palmare che fa la ricognizione. Una nota su questo dispositivo palmare: la scelta di questo dispositivo è stata dettata principalmente dal fatto, vedete, questa qui è l'antenna del reader. Quindi il palmare di per sé è questa parte, qui c'è la tastiera e questa è tutta l'antenna, quindi è un'antenna, diciamo, di dimensioni notevoli, e questo è per consentire di arrivare fino a quelle che abbiamo visto essere 5 metri di distanza dal tag. Quindi per arrivare a quelle distanze è necessario che l'antenna abbia una certa superficie. Ci sono ovviamente anche dei lettori più compatti, però che non arrivano poi a queste distanze. E quindi principali funzionalità: carico, scarico, movimentazione e ricognizione. Andiamo sulla ricognizione, che è la cosa sicuramente più interessante. Nel momento in cui vado a ricognizione, il sistema comincia a rilevare i tag presenti. Io qui posso andare ad impostare la potenza di lettura del segnale e vedremo a cosa può essere utile. Una cosa importante è la possibilità di fare una ricognizione per stanze, quindi io generalmente l'approccio che andrò a seguire è questo: devo fare una ricognizione su un piano, comincio stanza per stanza, seleziono dalla base dati la stanza su cui voglio effettuare la ricognizione, qui stanza 103 che è questa, procedo, il sistema, vedete, mi carica sul display tutti i beni che si aspetta di trovare in quella stanza, perché sono stati inventariati tramite interfaccia web. Ora, in questa stanza ci sono solo 3 beni che sono stati taggati con i tag RFID. Uno di questi è la poltrona, vedete, poltrona blu. Ora io mi muovo un attimo per andare a intercettare anche gli altri beni col tag, e se scorro vedete che ho una spunta verde in corrispondenza della cattedra, ok, e anche dell'appendiabiti da terra, che sarebbe quello, e c'è poi una X in corrispondenza di un tag che è stato rilevato, che però non era stato associato a nessun bene, è un tag che si trova lì sulla scrivania. Quindi qual è la situazione che mi posso trovare, lo scenario? Che ci sono dei beni che mi aspetterei di trovare e invece non ci sono, e quindi mi viene segnalato dall'applicazione. Ci sono dei beni che vengono identificati e quindi vengono spuntati col check verde. Ci possono essere dei beni fuori posto che si trovano in questa stanza, però dovrebbero stare in un'altra,
e quindi a quel punto io posso fare o la movimentazione oppure riportare il bene al suo posto. Quindi voglio andare nel dettaglio per verificare lo stato dell'appendiabiti che mi viene segnalato come presente, quindi magari voglio visivamente ispezionarlo. Ho la possibilità di andare a localizzare il bene, quindi una sorta di caccia al tesoro. Io comincio a muovermi, vedete la tastiera mi si illumina, anche la frequenza del suono aumenta, come acqua a fuoco. Arrivo, l'ho individuato, ovviamente pensate a uno scenario in cui ci sono tanti beni, magari beni bibliografici, quindi voglio andare a identificare il libro esattamente che mi interessa, quindi l'ho individuato, faccio, se devo fare degli aggiornamenti sulla scheda del bene li faccio, e così e continuo. Altre funzionalità, ovviamente, quindi nella scheda del bene ho tutta una serie di informazioni di dettaglio. Le operazioni che posso fare oltre alla localizzazione sono lo spostamento, quindi per la movimentazione posso andare a destinarlo ad un altro locale, e posso effettuare il cambio del tag se si è rovinato, se è un bene che non è stato ancora taggato, quindi deve essere applicato il tag in quanto il bene è di recente carico, oppure posso provvedere allo scarico qui direttamente da questa interfaccia. Tutte queste operazioni, ovviamente, se so in modo diretto che devo già effettuarle, posso andare a effettuare la movimentazione direttamente dalla sua funzionalità. Seleziono stanza, seleziono bene, procedo e vado a effettuare l'assegnazione del nuovo locale. Queste direi essenzialmente sono le principali funzionalità. Come avviene la sincronizzazione? Può essere o forzata ad un determinato istante, vedete, sincronizzazione avviata, oppure l'applicazione comunque lo fa in modo ciclico, periodicamente, e se c'è disponibilità di rete va a buon fine, se non c'è disponibilità di rete ci riprova fin quando si trova in un'area coperta da rete wifi e quindi può provvedere alla sincronizzazione col server. Adesso appena ha finito mi dà il messaggio di avvenuta sincronizzazione piuttosto che il messaggio di errore nel caso non sia riuscito a effettuare la sincronia. Queste sono le principali funzionalità.